Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video del Road to Championship che si apre, come vedete, con le news di mercato, insomma, un po' di responsi, quasi tutti negativi, vedo. Prima poi della partita di campionato, dunque andiamo un attimo a vedere. Marsiglia dice che l'offerta per Mandanda è troppo bassa, ne vogliono 11.500.000. Facciamo 11 e incontriamoci a quasi metà strada, insomma, dai. Non sarebbe male Mandanda. No, per Gioart dicono di no, quindi lasciamo stare Gioart e puntiamo su Mandanda. Il Genoa dice che per Frey ne vogliono 6. Francamente anche per Frey si può trattare, dai, facciamo un 4 e 6, dai. Poi la Juve dice che per Vidal ne servono 30. Quanti? 30, voi siete pazzi, pazzi dalle gare, ne do 24 e basta. 30. Allora, poi l'Inter dice che per Cambiasso 4 e 7. Ecco, Cambiasso, se volessimo fare una cosa a risparmio, si potrebbe anche fare. Facciamo 4 e 4. Poi l'Inter accetta per Guarin. Beh, direi che abbiamo trovato il nostro centrocampista. A meno che non cambino le cose. Ok, durata 3 anni come chiede lui. Bonus per gol, Rosa. Giocatore chiave perché vai, un'avanzo offerta assolutamente. Troppo bassa del Cagliari, ne vogliono 6. 14 milioni per Nainggolan, stanno belli. Questi ci hanno ragione, ne vogliono 38, vogliono 38 milioni e 500 mila euro per Fabregas. Vabbè, io provo a trattare, magari a 33. Diciamo 34 tondi tondi ci si può incontrare, dico, magari. Manchester City ne vuole 24 e mezzo per Touré. No, abbiamo offerti 21 e mezzo, facciamo 23. Poi. Oh, il Chelsea per Lampard non ne frega niente. Il Barcellona per Song ne vuole, ecco, anche Song non sarebbe male, eh. Che su Song si può trattare, io mi fermerei a 10 tondi tondi per Song. Poi, oh, no, ecco, questo è il mio acquisto di centrocampo, quasi sicuramente ragazzi prendo Ramirez, ma quasi certamente proprio. Sì. Adesso devo un attimo decidere, ma tra Guarin e Ramirez io ho una cotta per Ramirez, quindi probabilmente prenderò Ramirez. Sì, penso proprio di sì. Il Botafogo dice che per Seedorf ne vogliono uno e mezzo, però a questo punto io me ne do uno e tre. Oh, i Galaxy rifiutano categoricamente l'offerta per Beckham, vabbè, chi se ne frega. Mentre per Asamoah la Juve ne vuole 15, ma io ho già trovato il mio centrocampista, quindi chi se ne frega. Ed eccoci qua al momento di giocare la partita. Siamo a Bologna, a Dall'Ara, Bologna-Roma. Roma un po' rimaneggiata, viste le assenze, ovviamente, causa mercato, di Stekelenburg e De Rossi, rimpiazzati quest'oggi da Goico Cesare Pali e da Michael Bradley nel suo ruolo naturale, finalmente, cioè quello di mediano, comunque centrocampista centrale. Ruolo che sicuramente più gli si addice rispetto al ruolo di fascia che aveva ricoperto tutte le volte che aveva giocato finora. Tanto siamo già partiti, Zuniga, per il resto la formazione è quella titolare, con Dedè stavolta ormai promosso praticamente titolare al centro della difesa al posto di Burdisso, anche se ancora non convince sui colpi di testa comunque. Zuniga, Balzaretti punta l'uomo, va sul fondo il cross, non l'hai messo fuori, Totti non la prende però, allora Morleo sul pallone, Green, Bradley intercetta bene questo pallone, Osvaldo, pallone per Mattia Destro che allarga un po' troppo però per Jesus Navas che non può raggiungere il pallone che termina direttamente in fallo laterale per il Bologna, Antonsson con le mani, Osvaldo, Totti, pallone per Zuniga. Destro fa movimento in canale a Mattia Destro, si gira destro, il tiro di Mattia Destro, respinto da Roger Carvalho e Curci, che tra l'altro è un ex,
può parare tranquillamente, rimette in gioco il pallone verso Manolo Gabbiadini, che di testa fa sponda per Green. Perez, pallone ancora dentro per Gabbiadini, palla in area per Diamanti, esce Goicoechea, Diamanti si libera di Goicoechea, poi va indietro da Green, ancora Diamanti, Morleo, pallone di ritorno per Diamanti, Dedè capisce tutto, riparte da Roma, Totti cercava di aprire in fascia per Zuniga, chiuso però, lancio in avanti, ancora Roma, ancora Totti, attenzione al contropiede a Francesco Totti, pallone in profondità per Mattia Destro, che velocità, si beve Carvalho, destro tutto per tu col portiere, destro, palla piano piano e incredibile ragazzi, un tiro pianissimo, destro ha ballato più a piazzarla che ad altro, non ci è riuscito, palla che fa la barba al palo, veramente fuori di poco, grande occasione di volata da Mattia Destro, poteva sicuramente, anzi doveva fare meglio, si salva il Bologna, Green, Antonsson, sbaglia il passaggio, erroraccio di Antonsson, Osvaldo, un po' chiuso però, allora va da destro, vicino a lui, destro chiama avanti Balzaretti, eccolo Balzaretti, tra le linee per Osvaldo, Osvaldo, dentro per Totti, Totti parla sul sinistro, si gira, forse c'è un fallo, si vede il momento del tiro, lo lascia giocare, e riparte Bologna, Morleo, Perez, attenzione, sbaglia un po' l'uscita Castagna, allora Abate poi recupera però, Zuniga, pallone per Osvaldo, avanza Osvaldo, siamo avanti destro, eccolo Mattia destro sul fondo, il cross di sinistro, palla dentro per Totti di testa, Cucci in angolo, non è la sua specialità, ma di testa si è fatto comunque valere Francesco Totti, il cross di Totti sul secondo palo, arriva Osvaldo, pallone che aveva scavalcato Cucci, poi pallone messo fuori, rimessa laterale per la Roma, già battuta, Abate, Bradley, chiama avanti Balzaretti, Balzaretti dentro per destro, destro, cerca spazio per il tiro, poi pallone giunge Osvaldo, ancora destro, il tiro di destro, destro, ma che a destro, stavolta non sbaglia, al 21esimo minuto, dopo una serie di, madonna che capelli, dopo una serie di batti e ribatti, scusate ragazzi la capigliatura, mi sono un po' scomposto, dopo una serie di batti e ribatti in aria, la palla giunge sul piede di Matti a destro, che come tiro neanche tanto preciso, era un po' centrale, batte comunque Gianluca Cucci, Roma in vantaggio, la reazione era di Bologna, Gabbiadini cerca di saltare Dedè, si appoggia a Morleo, interna a Morleo, chiuso da tre avversari e poi Dedè mette fuori, ma ancora sui piedi di Morleo, attenzione Diamanti, il tiro di Diamanti, Diamanti fallisce quasi nello stesso modo in cui ha fallito destro in apertura, davanti a Goicoechea, mette a lato di pochissimo, quindi anche qui si salva la Roma. Pronta reazione del Bologna, comunque, più di nervi che altro. Zuniga, Totti, destro, Osvaldo, bella questa azione con Zuniga che sale a sinistra, poi taglia al centro dell'area, Zuniga, pallone per Balzaretti sul destro, il tiro non è il suo piede, deviato e palla fuori, calcio d'angolo per la Roma. Perché destro? Batte destro alla bandierina, il cross verso Dedè che stavolta di testa la prende, ma Cucci respinge. Riparte Bologna, attenzione al contropiede, Gabbiadini, salta l'uomo Gabbiadini, rientra Castan su di lui, ma c'è Diamanti solo, ecco servito. Avanza Diamanti, Castan lo va a chiudere, lo porta fuori, poi si gira Diamanti, salta Castan, Coné, attenzione a Coné, palla dentro, ancora per Diamanti, Bradley interviene, bravissimo Bradley. Poi Castan mette fuori, cerca di mettere in movimento Zuniga, Motta su di lui, altro ex Motta. Carvalho, Motta. Green. Coné. Perez. Morleo, palla dentro, Diamanti, Diamanti, Castan, gli passa davanti, poi sbaglia però il tocco per Navas, allora Coné, Cherubin, Coné, cambio di gioco per Motta, dall'altra parte, Motta centralmente per Perez, gestisce molto bene il pallone di Bologna, Perez, uno spazio per Green, attenzione, si è liberato a sinistra Morleo, ecco servito Morleo, rientra Morleo, il tiro, Goicoechea, poi Diamanti e c'è il pareggio per Bologna, era nell'aria comunque, la Roma aveva smesso di giocare dopo il gol. Diamanti su questa respinta di Goicoechea si ritrova il pallone sul destro e Stabin è vincente, poi facile facile da lì. Allora deve ripartire la Roma, destro, Castan sbaglia il tocco, la Roma un po' in confusione, Diamanti, pallone dentro per Gabbiadini che si trova tutto per tutto col portiere, rientra Dedè per fortuna, recupero prodigioso di Dedè,
prova a divertire la Roma con Osvaldo, il taglio di Osvaldo, si libera destro, lo vede Osvaldo, ecco cosa guida Matti a destro, punta l'area di rigore destro, il cross basso dall'altra parte dove non c'è nessuno, diventa praticamente un cambio di gioco per Navas che riesce a tenerlo in campo. Finta e controfinta dello spagnolo, poi serve Osvaldo. Osvaldo per Totti. Non si sono capiti i due, Totti veniva incontro. Morleo, aspettate. Scusate, riprendiamo pure. Allora, pallone per Motta. Ora il Bologna che gestisce il pallone. Diamanti, Motta. Gabbiadini, scambio con Motta. Esce su di lui Castan. Motta vuole il fondo del cross, sul secondo palo dove c'è Morleo, mette fuori Navas e poi rincorre il pallone Sbaldo che riesce a recuperarlo ma non riesce a servirlo a Totti. Green, Coné, attacca Bradley, non lo molla Bradley, Coné cerca di liberarsi, poi Green, pallone di ritorno per Coné, apre a destra per Motta, il cross di Motta, Bradley mette fuori e poi abbatte, può ripartire la Roma in contropiede con Totti, attenzione. Va Francesco Totti, pallone profondo a cercare lo scatto di destro su Carvaglio, stavolta Carvaglio non si fa fregare. Forse c'è anche un fallo, forse finisce il primo tempo. No, finisce il primo tempo. 1-1 tra Bologna e Roma. I gol di Mattia Destro al 21esimo, risponde Diamanti al 35esimo, partita molto equilibrata. Bologna sta giocando molto bene, la Roma più che altro gioca quasi di rimessa. Comunque inizia il secondo tempo. Mettiamo offensiva. Allora, Gabbiadini. Balzaretti, anzi Abate, scusate, Gabbiadini si libera di Abate, poi il fondo cerca spazio per il cross, Abate ritorna e lo chiude in calcio d'angolo, corner per il Bologna dopo 2 minuti. Va Diamanti alla bandierina, il cross, Dedè salta ma non la prende, la prende Antonsson, la manda alta, Dedè di destra non la prende mai. Goicoechea, pallone per Castan, Castan per Totti, Totti in profondità per Osvaldo. Avanza Osvaldo, poi si ferma, serve ancora Totti. Totti cerca e trova destro, pallone un po' complicato, destro in profondità per Zuniga, che si libera Zuniga. Zuniga va là dentro. Mamma mia, grande azione della Roma. Il pallone di Zuniga era un po' troppo lungo per Osvaldo che era più arretrato. Riparte il Bologna. Diamanti però non controlla, allora Castan. Balzaretti per Matti a destro, viene a prendersi palla a centrocampo, poi Totti. Ah, non controlla Totti. Gabbiadini. Castan, doppio intervento di Castan che però non serve a fermare l'azione del Bologna. Poi ci pensa Bradley, Balzaretti, Zuniga per Totti, per Mattia destro, per Osvaldo. Osvaldo vede nello scatto di Navas, non serve molto bene. Navas sta per entrare in area, Navas si ferma, si gira. Poi il fondo Navas, il cross basso di Jesus Navas. Carvaglio ci incischia un po' col pallone. Diamanti. Morleo, Green, Diamanti, pallone a sinistra per Morleo, su di lui esce Abate, Diamanti, Green, attenzione 1-2, c'è Castan che però fa buona guardia, poi destro riesce a fare la sponda molto bene, poi Totti, pallone per Osvaldo in profondità, Cherubin su di lui, Osvaldo forse fa lo sbaglio di stopparla perché Cherubin può intervenire, avesse lasciato scorrere probabilmente sarebbe stato più facile mantenere il pallone, facciamo qualche cambio. Entrerà la mela, non so se è il caso di rilevare Osvaldo o Totti, però. Forse Totti. Eh sì. Perez, Gabbiadini. Diamanti. Ah, finta di Diamanti che salta Bradley, gran palla per Gabbiadini, a tu per tu, Goicoechea che para. E poi Green la tiene in campo, Balzaretti lo chiude in angolo. Che occasione da gol per il Bologna, sui piedi di Green. No, era Green, non me lo scordo chi era, no, sarà Gabbiadini magari, non Green. Tanto fuori Motta e Totti, dentro Pulsetti e Eric Lamela. Tanto ha messo fuori l'angolo a Roma, Osvaldo, va a far salire i suoi. Bradley, pallone per Lamela. Lamela nello spazio per Osvaldo, molto bene, sale benissimo a Roma. Osvaldo. Dentro per destro, il tiro di destro, Curci, è finita, Osvaldo non riesce a intervenire. Ha rischiato anche il Bologna qui. E riparte la formazione di casa, Morleo. Gabbiadini, Coné, Morleo.
pallone per Perez, lungolinea per Molleo, Diamanti, Gabbiadini, interviene Castan, ancora Bologna, Pulsetti, bravissimo Balzaretti a intervenire qui, poi Zuniga, Lamela per Osvaldo, Osvaldo, pallone di ritorno per Lamela che si è mosso a sinistra, ecco Lamela, entra nella ricca Lamela, poi si ferma, Lamela, palla sul destro, il tiro respinto, trasto un po' duro, ma Lamela aveva già tirato, Diamanti, Gabbiadini, lo ferma Dedè, lo chiude a Balzaretti. Poi Castano, adesso la Roma ha alzato decisamente il ritmo. Navas apre per Zuniga dall'altra parte. Eccolo Zuniga. Lamela, pallone per Navas. Osvaldo. Il giro Osvaldo, serve Mattia Destro. Destro cerca spazio per il tiro, lo trova! Rasoiata a fil di palo ancora di Mattia Destro. La Roma ci sta provando in tutti i modi veramente. Aspettate un attimo, che palle. Eccomi qua, scusate, riprendiamo. Dedè di testa. Morleo. Crin. Coné. Girardino, attenzione, si è mosso in profondità bene. Diamanti, palla un po' lunga. Poi Balzaretti. Andiamo avanti per Zuniga. Lascia Mattia destro. Adesso ancora per Zuniga. Zuniga ancora per destro. Scambiano ancora i due. Poi Zuniga chiama avanti anche Michael Bradley. Bradley dentro per Lamela, Lamela per Osvaldo. Osvaldo prova a saltare l'uomo, fermato. Pulsetti. Perez. Zuniga recupera palla. Attenzione. La perde di nuovo. Allora Coné, Morleo. Girardino. Bradley. Ha recuperato una marea di palloni Bradley in quella posizione. Lamela. Non è per Zuniga, un po' corto. Allora, riparte Bologna, Pulsetti, Diamanti, Perez, ancora Dedè, fa buona guardia, però perde palla Dedè, attenzione, Gilardino, Balzaretti, attento in copertura. Poi Zuniga riesce a rimettere in moto la Roma dall'altra parte, Lamela, attenzione, scoperto Bologna, Lamela, pallone in profondità per Navas, vediamo se ci arriva Navas, Antonsson lo chiude. Navas poi gli sporca il rinvio, fa una gara quindi per il Bologna. Buona opportunità per la Roma. Ma non ce l'ha fatta Navas ad arrivare sul pallone, quindi Antonsson con le mani. Navas però abbate la mela, pressato altissimo. Zuniga, spazio a sinistra, ha provato ad aprire Zuniga, però hanno capito tutto quello del Bologna. Allora Diamanti, largo a destra, finta su Castan, allora dentro il Pulsetti. Ancora Diamanti, rientra Balzaretti. Il cross di Diamanti verso Green, anzi, palla fuori. Mamma mia. Partita comunque molto molto bella, mancano 3 minuti alla fine. Bradley. Navas. Osvaldo. Pallone per Lamela. Va a saltare l'uomo, non ci riesce. Allora riparte il Bologna. Non è però Castan può andare a Goicoechea dietro. Goicoechea sbaglia il rinvio però. Allora. Nulla di fatto ancora. Morleo. Scusate, in questo momento il tempo regolamentare. Cross respinto. Vediamo se riesce a ripartire la Roma per un'ultima azione. Lamela. Avanza Lamela per Osvaldo. Fa salire Abate. Attenzione, forse è veramente l'ultima azione. Abate si ferma e la butta via. Antonsson però la mette in fallo laterale. Forse c'è ancora tempo. Vediamo un po'. Abate batte subito corto per Osvaldo. Osvaldo per Lamela in area. Lamela. Cerca lo spazio Lamela. Eccolo Lamela, il tiro, deviazione, va vale, adesso lì, allontanata. Ancora Roma però, no, finisce qui, niente. Passo falso della Roma, Bologna finisce 1-1. Decidono i gol di destro al 21esimo e di Diamanti al 35esimo. La Roma resta comunque prima perché mal che vada perde 2 punti nei confronti del Milan. No, non perde niente perché il Milan perde a Bergamo con l'Atalanta. Quindi adesso non so se c'è qualcuno che sopravanzerà il Milan. Comunque la Roma sul Milan guadagna 1 punto. Forse occasione di buttata a questo punto per metterci veramente una pietra sopra per il momento. Invece resta comunque tutto aperto. Adesso andiamo a vedere la classifica. Ma prima di vedere la classifica, ragazzi, altre risposte dalle varie offerte.
sì, dalle offerte, giusto? Niente, per mandare ne vogliono 11 e mezzo e io direi che è arrivato il momento di accontentarli. Diamogliene 11 e mezzo. Perché ci serve un portiere. Poi il Genoa dice che ne vuole 6 per Frey. Alziamoci a 5 e mezzo. Tanto per. Poi. La Juve ne vuole 30 per Vidal. Possono tenersi Vidal. L'Inter ne vuole 4. No. Ah sì, accettano le condizioni per Cambiasso, quindi posso offrire un contratto a Cambiasso. Mazza che stipendio. Vabbè, offriamoglielo. Vediamo un attimo, tanto poi probabilmente prenderò Ramirez, però. Vediamo un attimo. Ecco. Guarin ha già accettato il contratto, io adesso non so se prendere Guarin. Aspetta, Guarin, aspetta. Guarin mi costerebbe 11 milioni e mezzo. Bisogna avere una decisione anche su Di Natale. Aspetta un attimo, perché. Su Bonna, ragazzi, io veramente lo farei lo scambio. Sì, lo faccio. Sì, andiamo Bonna perché veramente Dedè non è forte, però di testa non la prende mai. Ramirez, sì, va bene. Tanto abbiamo preso anche un trofeo. Beh, Ramirez, sì, direi che Ramirez a 13 si prende e via. Quindi a questo punto niente Guarin. Ok. Barcellona dice che per Fabregas ne vogliono 38, ma non ci serve più. Il City ne accetta 23 per Yaya Touré, ma noi abbiamo già fatto, quindi non ci interessa più. Anche Song a 12 e mezzo non era male. Vabbè, qui il presidente ci annuncia che arrivano Bonna e Ramirez. E allora, ragazzi, questa qui è la classifica che cambia totalmente perché in testa c'è la Roma a 53 punti, ma adesso bisogna guardarsi non più dal Milan, ma dalla Juve e dall'Inter che ci inseguono a 2 punti di distacco. Il Milan scende a 49 al quarto posto praticamente. Seguita da Lazio e Napoli che sono abbastanza staccate, ma la Roma adesso resta in testa, però sono ben due gli avversari, quindi le cose si fanno un po' più complicate adesso. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video mercoledì, mi raccomando, non mancate perché c'è il derby di andata, semifinale di Coppa Italia, partita importantissima, quindi mi raccomando, non mancate. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!